Ciao amici di Saper Fare, benvenuti in un altro video. Ho in mano una lampadina LED guasta, ormai praticamente non funziona più, ma voglio fare qualcosa di diverso. Anziché ripararla, ovviamente perché si potrebbero anche riparare, la voglio svuotare completamente di tutto. Poi praticherò un foro nella parte bassa per inserire una presa Japan da pannello, per poter inserire così un alimentatore a 12 volte, e quindi trasformerò questa lampadina in qualcosa che sicuramente vi piacerà. Intanto riscaldiamo la parte del bulbo, essendo che è un bulbo in plastica, e poi hops, io giustamente già l'avevo fatto e ho svuotato già praticamente anche il tutto il contenuto della lampadina. Quindi andiamo a vedere cosa possiamo fare. Amici di Saper Fare, una volta che abbiamo terminato l'installazione, aver inserito la nostra presa da pannello Japan, ovviamente inseriamo il bulbo. Ovviamente ci metteremo anche del silicone per poterlo bloccare. Una volta chiuso tutto quanto, andiamo a vedere se funziona. Mettiamo l'alimentatore a 12 volt, quindi ingresso 12 volt, e voilà. Ecco qua, una lampadina praticamente, ovviamente non ad alta luminosità, ma con un colore del tipo violastro, per un effetto magari da poter aggiungere in un compleanno, in una festa qualsiasi. Ma adesso andiamo a spegnere la nostra luce e vediamo che effetto fa. Bene, come vedete, questa è la lampadina al buio, ovviamente completamente. Abbiamo un effetto particolare, un effetto di colore violetto, ed è qualcosa di carino che possiamo sfruttare nelle feste, nei compleanni. Volendo si può aggiungere anche un pulsante per chi vuole accendere e spegnere la lampadina direttamente dal pulsante, oppure come ho fatto io collegarlo direttamente al nostro alimentatore a 12 volt. Quindi ingresso alimentazione a 12 volt, corrente continua, e ovviamente poi l'uscita a 3,7 per alimentare il nostro LED. Bene, spero che questo video ti sia piaciuto, condividilo con i tuoi amici, salvalo ovviamente nei preferiti. E se vuoi aggiungi un like se ti è piaciuto, puoi fare anche una donazione sul pulsante Super Grazie. Ci vediamo nel prossimo video, la lampadina come vedete funziona perfettamente. Ciao a tutti, al prossimo video.